Entrati nel mese di luglio, la Roma è pronta ad iniziare ufficialmente la stagione 2017-2018 agli ordini del nuovo tecnico Eusebio Di Francesco. L'appuntamento a Trigoria è fissato per il 6, con le visite mediche di rito in vista della partenza verso Pinzolo, prima tappa dell'articolata pre-season giallorossa. Prima però c'è tempo per regalare ad allenatore, squadra e tifosi un nuovo innesto. Il 3 luglio infatti viene ingaggiato ufficialmente Maxime Gonalon. Il centrocampista francese arriva dal Lione per 5 milioni, portando in dote 334 partite disputate con il club transalpino e va così a rinforzare la mediana arricchendola di geometria ed esperienza. Tra le Dolomiti c'è giusto il tempo per conoscersi e cominciare ad apprendere il metodo di lavoro del nuovo allenatore, che però non ha a disposizione i nazionali De Rossi, El Shaarawy, Héctor Moreno, Fazio, Pellegrini, Manolas, Dzeko, Strootman, Skorupski e Nainggolan. C'è invece il portiere brasiliano Alisson Becker, che dopo una stagione passata quasi sempre in panchina a guardare è ora pronto a prendersi la maglia da titolare. Non ho giocato quello che volevo, dico in quantità. Quando non giochi tanto non fai il tuo 100%, perché c'è lì la misura sul campo di gioco, prendi solo giocando. Allenamento si fa, però sempre un po' più stretto, non si fa a tutto il lungo campo, e questo il ritmo di gioco si prende solo partita a partita. E penso che è questa la cosa che posso migliorare, ma il mio pensiero è sempre di fare di più di quello che ho fatto già, per sempre arrivare al massimo, al top. Il mio pensiero è di essere il migliore sempre. A Pinzolo non è presente nemmeno il difensore tedesco Rudiger, che il 9 luglio viene ceduto al Chelsea di Antonio Conte per 35 milioni di euro più bonus. Il primo test amichevole contro la formazione locale del Pinzolo finisce per 8-0, il secondo contro i cechi dello slovacco termina 1-0 grazie alla rete del nigeriano Sadik, ma proprio da questo match arriva la brutta notizia di un ennesimo grave infortunio. Stavolta a farne le spese è il giovane terzino della primavera, Luca Pellegrini, che riporta la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il 16 luglio la squadra, lo staff e i dirigenti partono alla volta degli Stati Uniti per l'ormai consueta tournée estiva. Alla spedizione prendono parte anche tutti i giocatori reduci dagli impegni con le nazionali, oltre che Jensis Hunder, altro acquisto messo a segno dal direttore sportivo Monchi. Il talento turco, classe 97, arriva dall'Istanbul Basaksehir in cambio di 13,4 milioni e va ad arricchire il reparto offensivo con estro, velocità e fantasia. Nel periodo trascorso oltreoceano, la Roma è impegnata nella International Champions Cup, durante la quale affronta il PSG, perdendo ai calci di rigore, il Tottenham battuto 3-2 e la Juventus, a cui si arrende ancora una volta ai tiri dagli 11 metri. Durante la spedizione a stelle e strisce, i giallorossi continuano ad operare sul mercato. Dal Sassuolo arriva De Frel, in prestito oneroso con obbligo di riscatto, mentre dal Manchester City, quasi a sorpresa, Monchi acquista l'esterno mancino Aleksandar Kolarov, che non dovrà far rimpiangere il lungo degente Emerson Palmieri. Entrambi raggiungono la squadra negli States, cominciando così a lavorare con i nuovi compagni. Durante la tappa a Boston, l'ex campione brasiliano Marcos Cafu fa visita alla Roma e in un'intervista parla di Gerson come possibile sorpresa lieta della nuova stagione. Gerson ha avuto pure un po' di problemi ad adattarsi, ma è bravissimo. Una volta che è insieme a tutti gli altri brasiliani, può darsi che prima o poi lui riesce a sbloccarsi. È un giocatore fantastico, un giocatore bravissimo. Speriamo che lui riesca a inserirsi adesso nell'esquema tattico del mister, così lui potrà giocare molto molto di più di quello che ha giocato lo scorso anno. È molto bravo questo ragazzo. Sul finire della tournée c'è spazio per qualcosa che era nell'aria da tempo, ma che tutti aspettavano venisse ufficializzato. Raja Nainggolan rinnova fino al 2021, legandosi alla Roma con un contratto lungo ed importante. Per me è più un obiettivo importante, perché penso che ho dimostrato di quello che ho sempre voluto. Sono contento e diciamo che
L'anno scorso ci sono stati pochi contatti per questo rinnovo, ma poi una volta che abbiamo iniziato ci siamo usciti subito, quindi sono anche contento per quello. E spostarmi a 29 anni da un'altra parte per fare un'esperienza da 3 anni, sinceramente non era una cosa che avevo nel cervello, quindi sono contento e sono soprattutto contento diciamo dell'accordo che abbiamo trovato insieme e che possiamo continuare insieme. Una volta rientrata in Italia, la squadra prepara nuovamente le valigie. Dopo Pinzolo e gli Stati Uniti, la prossima tappa è la Spagna, dove la Roma si allena e gioca per qualche giorno prima dell'inizio del campionato di Serie A. Il match, valevole per il trofeo Antonio Puerta, vede imporsi gli spagnoli per 2-1 e qualche giorno più tardi una Roma più che sperimentale perde contro il Celta Vigo, che le rifila un sonoro 4-1. Qualcuno inizia a rumoreggiare, la prima di campionato è alle porte e la squadra sembra essere ancora un cantiere aperto a cui servono altre gambe forti, quelle forse di Mahrez, che resta l'obiettivo dichiarato ma per il quale il Leicester comincia però a temporeggiare in modo sospetto. Il DS Monchi continua a lavorare anche sotto traccia, mentre la Serie A apre nuovamente i battenti a quello che si annuncia come un campionato equilibrato ed avvincente. I giallorossi sono chiamati subito ad un impegno difficile, la prima giornata infatti li vede in trasferta a Bergamo contro l'Atalanta. Il match è complicato, la condizione fisica stenta ancora ad arrivare, ma il neoacquisto Kolarov toglie le castagne dal fuoco, regalando 3 punti e mettendo squadra e tecnico al riparo dalle prime sentenze. Speriamo sia ingannato anche dal sole, che è contro sole il portiere atalantino. Parte Kolarov! E la mette di giustezza, bassa all'angolino. Atalanta 0, Roma 1. Nei giorni successivi, anni on, ci sono i sorteggi per la fase a gironi della Champions League, a cui la Roma torna a prendere parte dopo un'edizione di assenza. Come spesso accade, l'urna non è benevola ai giallorossi, che nel gruppo C dovranno vedersela con Chelsea, Atletico Madrid e con i modesti azeri del Karabag. Non c'è però tempo per distrarsi. Alla seconda giornata, infatti, il calendario già prevede il big match contro l'Inter del fresco ex Spalletti. Allo Stadio Olimpico la Roma gioca meglio, passa in vantaggio con Edin Dzeko e colpisce 3 pali. Poi in 20 minuti i nerazzurri guidati da Icardi pareggiano e ribaltano il risultato. 2 volte l'argentino e poi Vezzino regalano così a Spalletti la seconda vittoria in campionato. È tempo dell'ormai solita sosta per gli impegni delle nazionali, ma c'è ancora spazio per piazzare un colpo di mercato. Abbandona definitivamente la pista che porta a Mahrez e la Roma piomba sul talento ceco Patrick Schick, che all'inizio dell'estate non si era accasato alla Juventus per problemi fisici. Sull'attaccante della Sampdoria c'è fortemente l'Inter oltre al Napoli e ai bianconeri sempre alla finestra pronti ad inserirsi. Ha però la meglio Monchi che, dopo una trattativa giocata su un tavolo molto difficile, porta Schick a vestire di giallorosso a suon di milioni di euro, 42 milioni complessivi per la precisione. Il numero 14 diventa così l'acquisto più costoso della nostra storia.